Molto bene. Allora, quindi il titolo dell'incontro di oggi, vedete, mosaico, pittura e poi ceramica, vetrimetallo, scavo, restauro e musealizzazione. Allora, solo un'immagine per ricordare che quello che io adesso vi vado a dire lo abbiamo applicato all'interno della missione archeologica italiana italo-albanese a Foinike, che è iniziata nel 1926 con Luigi Maria Ugolini ed è ripresa poi dopo 80 anni di interruzione nel 2000, ecco questa è la nuova missione che sta arrivando, sta superando il canale di Butrinto, dapprima sotto la direzione di Sandro De Maria e dal 2017 sotto la mia direzione. Lo ricordo perché già Ugolini, e questo mi fa particolarmente piacere dirlo sinceramente, Ugolini aveva previsto sia a Foinike che poi a Butrinto un gruppo di lavoro in cui il restauratore era parte integrante della missione, cioè non si dà una missione archeologica senza un gruppo di restauro, uno o più persone. Dunque, questo tema, io proprio lo dico con orgoglio, accompagna la missione dal 1926 fino ad oggi. E anche noi tutti gli anni abbiamo sempre avuto un restauratore. Poi il termine restauratore, come dire, non è corretto, in realtà è un conservatore, perché il restauratore, come dire, si configura in un altro modo, ha un percorso di studi. Noi abbiamo una figura un po' mista, però poi magari possiamo parlarne, insomma, più simile al conservatore che al restauratore vero e proprio. Comunque, questo è il punto di partenza e insisto, perché questo determina poi la flessibilità dell'intervento, perché io posso studiare sui libri che ho bisogno, insomma, sui manuali di restauro che certi interventi vanno fatti in certe condizioni climatiche, benissimo. Noi abbiamo una collina e come sanno già, insomma, le persone che ci sono state, noi lavoriamo sulla cima di questa collina e alla base dove c'è la necropoli. Quindi vi presenterò un po' di casi in cui siamo intervenuti. E non c'è né acqua né elettricità, non c'è niente. Quindi qualunque operazione noi vogliamo programmare, dobbiamo, come dire, coordinarci con il tempo, come dire, meteorologico, con la tempistica quanto tempo ci vuole per asciugare le tele, con l'intervento che, come dire, tra il giorno e la notte, perché a un certo punto fa buio e dopo qualunque operazione deve essere interrotta. Quindi non è un'operazione semplice per niente, per quello vi dicevo, attenzione, teoria molta. Preparazione al massimo, ma flessibilità, perché poi nel mondo reale non sempre abbiamo il materiale giusto. Dunque, insomma, è una bella scuola, ecco. Poi ho visto che c'è con noi anche Cledis Guro, che lo sa benissimo, che ha restaurato, ha lavorato tanto con noi. Dunque, il primo caso che vi presento è quello che riguarda il mosaico. Noi a Foinike non abbiamo trovato tanti mosaici, però abbiamo scelto di intervenire come adesso vedrete. Quindi ribadisco, è una scelta metodologica, non è che si fa sempre così, diciamo. Allora, il primo intervento che noi abbiamo fatto, il primo mosaico che in realtà non abbiamo trovato noi, ma i colleghi albanesi, è quello della cosiddetta Casa dei Due Peristili. È una casa molto importante, si trova sul versante sud, qui vedete la ricostruzione, è incentrata appunto su due peristili. E il mosaico di cui vi parlo, il mosaico a ciottoli di tradizione ellenistica, no, di tradizione proprio macedone, che si trova al centro del peristilio maggiore. Vedete, sono ciottoli disposti semplicemente per, come dire, pavimentare un'area scoperta, che poi è il senso stesso dell'origine del mosaico, perché il mosaico nasce in questo modo, no? Pietrifica in qualche modo una superficie esterna. E allora noi abbiamo scelto di fare un'operazione molto semplice, cioè in questo caso abbiamo scelto di non staccare, non fare nulla, ma di mantenerlo com'è, cioè facendo manutenzione, vuol dire che ogni anno noi abbiamo fatto un monitoraggio, abbiamo controllato la situazione di questo mosaico, lo abbiamo pulito, ogni anno veniva scoperto, controllato e ricoperto. Questa operazione fatta in successione serviva anche per evitare che sotto i teli
si creassero delle tane di animali, insomma, dire, abbiamo fatto questa operazione ripetutamente perché abbiamo deciso di non staccare, di non intervenire in nessun modo, anche per evitare che, cioè per fare in modo che la permeabilità dell'umidità rimanga, cioè che il terreno continuasse a traspirare, e evitando interventi troppo invasivi. All'opposto, però, abbiamo fatto insomma, sempre su questa linea, diciamo, abbiamo fatto un'altra scoperta che ci ha fatto vedere un'altra situazione archeologica molto interessante. Siamo nella necropoli, quindi siamo nella Città Bassa, e pulendo un canale, la sponda di un canale, che qui vedete ripercorso da questa freccia gialla, un canale artificiale fatto, direi, negli anni 60, non prima, ha intercettato queste strutture. Quindi io, pulendo proprio la sezione, ho trovato questa situazione che già come dire, piaceva molto, come vedete, no? Si intravede un pavimento che sto indicando in cacciopesto, si intravedeva in quell'angolo, spero che riusciate a vederla, una scultura, un torso maschile con una clavide, con un panneggio, diciamo. E questo qui che vedete, questo colore, è l'argilla dello scioglimento dei muri. È un tema su cui torneremo fra un attimo, perché noi abbiamo, insomma, la prova archeologica che anche in questa situazione a Fönike, come del resto in tutto il Mediterraneo, si costruiva ampiamente in argilla cruda, in mattoni crudi. Dunque, insomma, questa è una prova molto importante. Allora, pulendo semplicemente questo canale, è venuto fuori questa sezione, viene fuori questo contesto, che alla fine abbiamo capito essere, qui lo vedete dall'altra prospettiva, però levo questo così riusciamo a vedere meglio. Questo che indico è il taglio del canale, dunque vedete, alla fine lo abbiamo interpretato come un tempio, un edificio sacro che presentava. Qui al centro vedete un basamento di pietra e soprattutto due ingressi che ci hanno dato moltissimo da fare, nel senso che abbiamo fatto molte ipotesi per cercare di capire da un punto di vista, come dire, del culto di cosa si stava parlando, e non siamo sicuri di essere arrivati a una conclusione, come dire, definitiva. Comunque, quello che ci interessa è che vedete il pavimento era un pavimento in cacciopesto, con tre inserti in mosaico, con tre emblemata. Il primo problema che abbiamo avuto è, per quello vi dicevo, attenzione ai tempi. Cioè, quando noi mettiamo in luce qualcosa, dobbiamo mettere come dire, in conto che possano succedere cose di questo tipo. Infatti, subito dopo la scoperta, ci abbiamo messo 2 anni a lavorare su questo contesto, eh? Quindi lo abbiamo scoperto, e subito dopo sono arrivati i clandestini che hanno fatto quello che vedete in queste immagini, non trovando nulla, tra l'altro, perché, come dire, questa ricerca del tesoro, o florì, come dicevano appunto giù a Finice, non porta a nessun risultato se non quello di, vedete, sconvolgere una situazione che noi abbiamo comunque rimesso a posto. Abbiamo rimesso a posto e l'anno successivo ci siamo, come dire, dedicati a questo edificio. Qui lo vedete meglio, pavimento in cacciopesto, abbiamo eliminato lo scioglimento di muri, tutto ovviamente documentandolo, e sono venuti fuori questi emblemata in mosaico bianco e nero. Allora, qui ci siamo posti, abbiamo proprio fatto un ragionamento, nel senso che cosa facciamo? Stacchiamo il mosaico, decontestualizzando una sola parte, cioè questo è un contesto. Ormai è chiaro che noi dobbiamo ragionare in termini di contesto. Non possiamo dire che il mosaico è più importante del cacciopesto. E quindi, sinceramente, abbiamo fatto proprio una scelta molto importante, perché da una parte non era ancora parco archeologico, e poi, come avete visto nelle immagini, è una zona soggetta a una velocissima urbanizzazione. Quindi, da una parte avevamo il rischio che il contesto venisse rovinato, ma dall'altra, sinceramente, l'idea di tagliare si poteva fare benissimo,
avremmo dovuto tagliare un pavimento perfettamente conservato in cacciopesto e inoltre dipinto di rosso, dunque con un suo pregio, estrapolando solo i tre emblemata come se avessero maggiore valore documentario, onestamente, insomma, io stesso ho proposto invece di lasciarli in situ. Quindi abbiamo fatto questa scelta, si poteva fare in un altro modo, però insomma, noi abbiamo fatto questa scelta anche perché poi i colleghi albanesi ci hanno assicurato che avrebbero vigilato su questa situazione e subito dopo l'area è stata trasformata in parco. Quindi anche adesso Foinike è un parco archeologico. Chiaramente meno, come dire, frequentato rispetto a quello di Butrinto, però anche Foinike ha una sua struttura di questo tipo. Di tre emblemata, l'unico figurato è questo, vedete, che chiaramente ci fa vedere un delfino con un tridente, e dunque sicuramente è una citazione precisa insomma, di Poseidon. Io adesso non mi dilungo, però la nostra ipotesi è che, siccome siamo lontani dal mare e soprattutto siamo in un contesto acquitrinoso, paludoso, questo non è il Poseidon del mare, ma il Poseidon delle acque interne, come tra l'altro si sa nel mito, perché Poseidon diventa re, diciamo, protettore, dominatore del mare solo dopo le nozze con Anfitrite. Prima è il Poseidon, è quello che provoca i terremoti, il dio della crosta, cioè della superficie, non dell'acqua. Comunque non ci dilunghiamo sull'interpretazione, ci diciamo solo, come vedete, che questi tre emblemata, vedete, sono inseriti perfettamente, con una tecnica tipicamente di età ellenistica, no? Sono inserite all'interno di questo del cacciopesto. E quindi qui con la freccia io indico, io avrei dovuto tagliare, intelare e tagliare solo la parte a mosaico e ripeto, è una valutazione che abbiamo fatto, ma abbiamo scelto invece di fare in un altro modo, cioè di pulire tutto il contesto, di metterlo in luce, così abbiamo fatto. Lo abbiamo pulito, lo abbiamo documentato, abbiamo fatto tutto quello che era in nostro possesso, come dire, dal punto di vista della tecnologia, di fare. Abbiamo anche, quell'anno avevamo anche una troupe cinematografica e quindi il contesto, qui vedete sullo sfondo le case che stavano arrivando, ma fortunatamente si sono fermate lì. Dunque abbiamo fatto la documentazione migliore possibile, preliminare allo studio, e no, in più anche queste riprese cinematografiche che sono confluite poi in un documentario che la missione ha prodotto. Il documentario era su Ugolini, la sua missione, quindi dal 26 agli anni 2000. Dopodiché, ecco, abbiamo fatto questa operazione, abbiamo fatto, insomma, dopo terminata la documentazione, abbiamo scelto di ricoprire l'intero contesto, vedete, con una serie di tessuti e di lastre di polistirolo che creassero una superficie, diciamo, di sacrificio all'interno. E lo abbiamo, qui vedete, ecco, insomma, è un'operazione che facciamo. Cioè, quando scavavamo, lo facevamo ogni anno, no? Di ricoprire sia questo edificio, sia le tombe che stavano dall'altra parte della strada, proprio per dirvi che ogni struttura è protetta e ricoperta. Vedete, abbiamo fatto una ricopertura meccanica, ma soprattutto abbiamo rimesso in uso, deviandolo leggermente, il canale. Cioè, in questo modo, come dire, l'intera area è stata restituita perché il canale era in funzione, quindi noi avremmo creato un vero problema al villaggio, no? Dunque, abbiamo ricoperto e abbiamo ricreato il canale e poi anche questo stradello che stava, insomma, a fianco del canale. Dunque, il contesto è stato protetto e salvaguardato in questo modo. Ovviamente noi siamo poi tornati ogni anno per controllare che non, come dire, il sito non avesse subito dei danni.
Il passaggio successivo, come ci ha ricordato spesso Roberto Perna durante le nostre chiacchierate, è quello che poi ogni comunità locale se ne faccia carico. Cioè, noi per quanto possiamo operare, non riusciremo mai a controllare, come dire, uno stato di polizia questo contesto. Cioè, bisogna che la comunicazione e la, come dire, la consapevolezza di ogni comunità locale poi si faccia carico di questo tesoro e quindi noi appena questa operazione, insomma i tempi lo permetteranno, abbiamo preso accordi con il sindaco di Finice per iniziare un'operazione di riscavo e di rimessa e di fruizione però all'interno di un percorso che ancora lì non c'è, diciamo nella Città Bassa non c'è ancora. Pitture, secondo argomento di cui vi vado a parlare è che, come dire, prevedono invece un'operazione un po' diversa. Le pitture, noi abbiamo trovato già in situazione di scavo delle pitture già messe in luce. Si tratta di pitture di zoccolature dipinte. Siamo tornati all'interno della casa dei due peristili. Zoccolature dipinte che erano già state messe in luce e che ci parlano di un restauro, diciamo, di un utilizzo in età romana della casa ellenistica. Quindi sono pitture che vengono aggiunte in una fase successiva, sicuramente di età romana. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la prima cosa che si deve fare in questi casi è la cordolatura con una malta magra, una cordolatura che assicuri l'adesione della pittura al supporto. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci si deve occupare della protezione, del fissaggio, diciamo, se le superfici esterne sono pulite. Ci si occupa del fissaggio della superficie, ma soprattutto la cosa più importante è la copertura, perché il punto, secondo me, importante da ricordare che queste pitture non devono, cioè i danni principali sono costituiti dalle acque meteoriche e dall'incidenza del sole. Quindi le pitture vanno coperte, come dimostrano centinaia, insomma, di situazioni simili a Pompei, no? Le pitture non possono essere esposte né all'acqua corrente, cioè né all'acqua né al sole. E noi abbiamo fatto questa scelta perché, ripeto, poi compatibilmente, io non vorrei poi banalizzare, però dipende anche dalle risorse della missione. Adesso noi all'inizio eravamo una missione anche molto ricca, moderatamente ricca, adesso non siamo più così. Quindi noi abbiamo fatto questa scelta di investire una buona parte delle risorse in coperture che noi consideriamo provvisorie, ovviamente. Vedete, queste lamiere sicuramente non sono delle coperture definitive, anche perché vedete, non permettono la fruizione, quindi i più proprio motivati di noi si devono chinare per guardare qualcosa. Dunque, sono da considerare coperture provvisorie, che però funzionano in caso di, come dire, agenti meteorici molto forti, soprattutto vento, dimenticavo il vento, l'acqua e il sole. E lo stesso abbiamo fatto, insomma, in situazioni in cui le pitture non presentavano superfici dipinte. Quindi comunque abbiamo cercato di mantenere, di proteggere anche gli intonaci di preparazione. Io adesso dico pitture per intendere, no? La sequenza completa degli strati preparatori e della parte pittorica. Tutto per noi è utile per ricostruire come dire, è un documento archeologico, quindi non è che la parte dipinta ci piace di più rispetto alla preparazione, anzi, la preparazione ci dà più informazioni spesso. Comunque, in questo caso siamo intervenuti in questo modo, sempre copertura e monitoraggio, quindi ogni anno il nostro Michael Benfatti era l'addetto appunto al monitoraggio, faceva il giro e controllava tutte queste situazioni che erano, come dire, critiche per noi, insomma, e che meritavano di essere monitorate. Invece, in un'altra casa, il cui scavo è iniziato, mi sembra, nel 2004, ma non sono pronto a giurarci, la casa che abbiamo chiamato la Casa dei Dipinti, è emersa un'altra situazione. E qui abbiamo deciso di intervenire in un altro modo.
Questa è la planimetria di questa casa che, come tutto a Fonì, che vedete, siamo sul versante sud, si organizza su terrazzi distinti perché ovviamente vedete il versante deve, per essere utilizzato doveva essere terrazzato. E quindi nel vano A1, un vano insomma di un certo pregio, incomincia a venire fuori durante lo scavo una situazione di questo tipo. Un angolo, siamo partiti proprio da un angolo di questa stanza che vedete presentava una porzione di decorazione di intonaco dipinto. Ma la cosa più interessante è che abbiamo capito da subito che l'intonaco era in situ, perché qui vedete tra la pietra, spero che riusciate a vederlo, e la superficie pittorica si presentava ancora come dire, la preparazione, e la preparazione era interamente in argilla. Quindi un intonaco preparatorio che abbiamo campionato e che, come dire, stiamo ancora cercando di analizzare, che preparava praticamente questo intonaco preparatorio in argilla cruda che veniva esternamente intonacato e aderiva perfettamente alla parete in blocchi. Man mano che lo scavo procedeva, vedete, infatti ci siamo trovati di fronte a una quantità enorme di questa argilla sotto la quale stava emergendo l'intonaco. E abbiamo quindi capito che questa non era un'argilla qualunque, ma era l'intonaco preparatorio che aderiva alla parete. Perché l'abbiamo capito? Perché la situazione alla fine era questa. Vedete, l'intera parete, tranne l'angolo a destra nell'immagine che è rimasto in situ, vedete, eccolo qui l'angolino che vi dicevo, l'intera parete è crollata verso di noi, insomma, verso lo spettatore, verso chi parla. E dunque, mettendo in luce la muratura e lo strato di argilla che abbiamo eliminato prima, insomma, nell'immagine prima, era nient'altro che l'intonaco al quale aderiva la parete dipinta. Dunque, quello che noi vediamo adesso, e anche in quest'altra immagine, è il retro di una pittura sconosciuta, che, come dire, ci poteva dare, insomma, la parte colorata, mettiamola così, è ancora aderente al terreno, è caduta sul terreno. E quindi anche qui abbiamo dovuto decidere un metodo, perché in un mondo perfetto io avrei agito in un altro modo, ma come dire, sulla collina di Fuiniche, senza acqua e senza luce, abbiamo deciso di fare così. Abbiamo assottigliato il retro. Il retro si assottiglia ancora di più per una serie di motivi, non ultimo per il peso. Quindi abbiamo eliminato, diciamo, circa insomma, un centimetro di malta, ovviamente campionando e documentando tutto, in maniera da lasciare solo l'intonachino, perché come sapete già immagino, l'intonaco si stende in diversi strati. E quindi dopo lo strato di argilla cruda c'era uno strato intermedio di intonaco più grezzo e poi l'intonachino. E quindi abbiamo scelto di conservare solo l'intonachino, quindi abbiamo assottigliato ancora il retro e abbiamo iniziato ad intelare. Ah, ecco, durante questo assottigliamento gli strati si separavano perfettamente, anche per questo ho scelto di eliminarlo, perché per evitare distacchi in corso d'opera. Quindi sono venute fuori delle tracce molto interessanti. Questa che voi vedete, tra l'altro, vedete, forse riuscite a vederla, c'è una traccia di una corda immersa nella polvere rossa e noi sappiamo che si tratta del cordino battuto, cioè una traccia che ci fa capire il mezzo che si usava, e talvolta si usa ancora adesso, per le delimitazioni delle grandi fasce orizzontali e verticali della parete. Cioè si tende un cordino immerso nella polvere rossa, come vedete in quest'altra immagine, che mi ha fornito gentilmente Clelia Sbrolli. Il cordino viene teso e viene, come dire, battere contro la superficie dell'intonaco che è ancora molle e dunque si imprime questa riga perfettamente orizzontale o verticale. E quindi noi abbiamo acquisito tutta una serie insomma, di informazioni da questo punto di vista. Dopo l'assottigliamento del retro si è proceduto all'intelaggio con una serie di tele, ovviamente tele di cotone,
paraloid nella giusta diluizione, e ovviamente le tele andavano sovrapposte, più strati di tele, non basta un solo strato, ovviamente. Ecco, qui vedete il restauratore dell'epoca che sta procedendo all'intelaggio. Anche qui, per questo vi dicevo, attenzione, perché l'intelaggio deve venire, bisogna fare in modo che il paraloide si asciughi, bisogna che ci sia il sole, che non ci sia una giornata di pioggia, bisogna stare attenti all'umidità atmosferica, quindi se il tempo non lo permette io non intelo, insomma. Sono molte le variabili che vanno considerate. L'intelaggio lo abbiamo condotto in questo modo, con queste frange. Adesso capirete a cosa servono, perché sono funzionali per le fasi successive. Quindi, dopo aver fatto una serie di passaggi con le tele, almeno tre ne abbiamo fatte alla fine, abbiamo iniziato a predisporre queste frange sia dalla parte, come dire, destra della foto, sia qui sulla sinistra. Perché? Perché per lo stacco abbiamo deciso di procedere, ovviamente, ecco, non l'ho detto prima, ma qui abbiamo deciso l'intonaco andava rimosso. E considerando la quantità di frammenti in cui era frantumato, non si doveva rimuovere tutto insieme. Quindi è chiaro che in una situazione come questa di scavo io non posso conservare in situ questo frammento. Va rimosso assolutamente per la sua sicurezza e per la documentazione che ne può derivare. Dunque, l'interaggio con frange, e poi si incomincia con queste spade, chiamiamole così, delicatamente si incomincia lo stacco, quando la colla ha tirato perfettamente, ovviamente, no? Quindi si incomincia in maniera molto delicata a inserire queste spade che iniziano l'operazione di sollevamento dal terreno. Ecco cosa servivano le frange. Si appoggia al di sopra una tavola di compensato, opportunamente come dire, isolata, come vedete con i pluriball, e queste frange servono per assicurare come prima sicurezza l'intonaco intelato. Perché la fase più delicata, ecco, vedete, qui le frange sono state tutte rigirate. La fase più delicata è questa, cioè il rovesciamento, perché per ora l'intonaco è rimasto sempre su una superficie orizzontale, cioè prima era verticale e poi orizzontale, comunque piana. Il passaggio di nuovo tra la superficie orizzontale e quella verticale è quella che può produrre, come dire, un danno. E quindi è un'operazione che va fatta con la massima, come dire, sicurezza, ma anche velocità. Ovviamente è necessario che l'intelaggio sia stato fatto con tutti i crismi, perché altrimenti quello che non è stato intelato rimane giù. E dunque abbiamo fatto l'operazione vedete, in quattro operatori, con la massima velocità, e abbiamo ottenuto il rovesciamento, cosa che è andata benissimo, come vedete. Quindi l'intonaco è stato staccato perfettamente ed è stato subito ribaltato in maniera che ritorni nella sua posizione, che deve essere definitiva, perché deve ritornare su una superficie orizzontale. La nostra sorpresa è stata, come dire, molto forte, perché io sinceramente io tutto mi aspettavo, tranne che di trovare un cosiddetto primo stile, perché come vedete la superficie era interamente bianca, ma ritmata da queste chiamiamole, da queste tracce incise. In realtà, come vedete, fra un secondo si tratta di un, a mio modo di vedere, di una scoperta importantissima, perché questo è il primo stile, chiamiamolo. Allora, stile non è più un termine giusto, neanche primo, perché, come dire, questo tipo di divisione della pittura è stata fatta in ambito pompeiano, quindi è un sistema pittorico di tipo strutturale, cioè un sistema che imita in stucco, diciamo stucco, ma non è stucco perché questa è una malta, un sistema in grandi blocchi di pietra che trova un confronto, che proprio
no, ve lo faccio vedere fra un secondo, il confronto. Comunque vedete tutto bianco praticamente con queste filettature che indicano come dei, insomma, dei grandi blocchi di pietra. E questo ci porta anche a ragionare molto su questo proprietario di questa casa, che apparentemente non sembra una casa particolarmente ricca e decorata, ma non è vero. Cioè noi stiamo cambiando completamente invece l'aspetto di queste case, che anche se archeologicamente adesso ci fanno vedere poco, in realtà dovevano avere una decorazione interna molto più complessa e raffinata rispetto all'idea di queste case che noi ci siamo fatte come case un po' semplici e povere. Allora, ma torniamo al restauro perché, diciamo, la conservazione, perché subito dopo lo stacco, subito dopo aver visto che, anzi, vedete, abbiamo staccato anche dei pezzi del crollo del tetto, queste sono tegole, frammenti di tegole, si procede immediatamente a una prima pulitura, perché non è vero, secondo me, poi non so se Emma vorrà, come dire, contraddirmi, è opportuno eliminare il più possibile l'argilla finché è morbida, perché l'argilla su cui ha aderito questo intonaco si secca molto rapidamente, seccandosi può strappare la superficie e creare dei danni maggiori. Quindi io da quando faccio questo lavoro, ho sempre dato una prima pulitura per eliminare le parti più morbide d'argilla che vanno via molto tranquillamente con un misto di acqua e alcol, pulitura meccanica. E dopo, subito dopo, un ulteriore imballaggio, come vedete, la pittura viene imballata, protetta in maniera, questo soprattutto per il trasporto, dopo tutto questo schema questa protezione verrà, come dire, stata aperta per permettere al manufatto di respirare, però per il viaggio è stato opportuno fare questa operazione, anche perché sì, la pittura è stata caricata su una jeep, sul tettuccio di una jeep, dunque insomma, bisognava avere questa accortezza. È stato imballato con un ulteriore strato di protezione e un ulteriore pannello di legno opportunamente fissato, come vedete. E poi è stata creata, vedete, una struttura rigida, è stato irrigidito l'insieme, creando, eccola qui, una struttura comoda per il trasporto. Quindi abbiamo creato una barella con montanti nelle due direzioni in maniera da permettere, cioè, insomma, irrigidire la struttura e permettere il trasporto, perché a questo punto, questa pittura doveva rimanere sempre in questo modo, insomma, in una dimensione planare, orizzontale. E dunque, come vedete, dopo l'irrigidimento è stata creata questa portantina e la pittura è stata portata al campo base e da lì caricata in macchina portata giù nei magazzini, dove ancora è lì in attesa di restauro. Ma nel frattempo poi abbiamo raccolto tutta un'altra serie di informazioni che riguardano soprattutto i frammenti. Allora abbiamo capito, vedete, ci sono frammenti colorati, pochi, che ci fanno capire che alcune parti di questa pittura, forse delle altre pareti, erano anche decorati, come è tipico di questo stile strutturale. Questa è la ricostruzione grafica che abbiamo già fatto, abbiamo anche presentato un primo convegno, vedete, quindi l'importante è che la documentazione sia fatta subito. E qui ho messo il confronto, questa è una tomba recentemente trovata da Amfipolis, una tomba straordinaria, che ci fa vedere nella realtà della pietra, vedete c'è uno zoccolo di base, ci sono questi ortostati verticali. E poi c'è una serie, insomma, uno o più blocchi orizzontali. Di nuovo, nel nostro modello, questi blocchi, questo schema reale, funge da basamento per una serie di sculture. Nella trasposizione, che abbiamo recuperato della pittura, la pittura, chiamiamola pittura, imita questo modello architettonico. Dunque, anche questa piccola casa di Foinike si inserisce perfettamente in un sistema, diciamo, questo stile strutturale è diffuso in tutto il Mediterraneo a parità di cronologia che non vi ho detto
che secondo noi rientra nel, diciamo, agli inizi del secondo secolo a.C. Case fatte in questo modo, vedete anche con i colori rosso e nero, con alcuni inserti in rosso e in nero, si trovano a Delo, ma si trovano anche ad Atene, si trovano ad Alessandria d'Egitto, si trovano ad Agrigento, dove da un po' di anni abbiamo l'onore e la fortuna di lavorare insieme ai colleghi del Parco Archeologico Valle dei Templi. Si trovano in Italia, si trovano anche a Pompei, ma non è che si trovano solo a Pompei, no? Quindi capite che anche questo piccolo esempio mi è servito per capire, insomma, abbiamo una nuova immagine delle case anche di Foinike, non sono case di pastori o case, insomma, con un livello di decorazione basso, sono case che hanno, come dire, perfettamente aggiornate ad uno stile mediterraneo. E direi che con questo io ho finito, sì, ho finito la mia presentazione e lascio la parola senza indugio. Io direi che poi facciamo la discussione alla fine. Lascio la parola a Emma Cantisani a cui chiedo di condividere la sua presentazione. È visibile? Eccola qui, sì. Ok, Perfetto. grazie mille, buongiorno a tutti, ringrazio in particolare il professor Lepore per l'invito alla partecipazione a questo interessantissimo ciclo di seminari. Mi presento brevemente, sono una geologa, sono una ricercatrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, di recente formazione in seguito alla fusione di più istituti dediti allo studio e alla conservazione del patrimonio culturale. Io afferisco alla sede di Firenze, siamo un gruppo eterogeneo costituito da geologi, chimici, ingegneri, architetti e ci occupiamo di tantissime problematiche collegate all'archeometria e alla conservazione del patrimonio culturale e oggi mi fa piacere mostrarvi quello che è l'approccio metodologico che seguiamo per lo studio delle pitture murali. Mostrandovi degli esempi di quello che effettuiamo direttamente in situ, direttamente nei siti archeologici, fino al campionamento e poi alla realizzazione di successive analisi in laboratorio. Scusate, non va avanti. Non, sì. Infatti non va avanti. Aspetta, forse ci mette un po'. Oppure prova a. Ecco, provo a mostrarla in questo modo, è meglio? Così va avanti? Ok, Così va avanti, sì, perché. allora restiamo in Vabbè, questa va bene. modalità. E come vi dicevo, tratterò in questa presentazione del nostro approccio di diagnostica in situ, vi mostrerò quali sono i criteri fondamentali per campionare in maniera rappresentativa una pittura murale e vi mostrerò brevemente quelle che sono le metodologie analitiche che utilizziamo in laboratorio. Purtroppo non ho avuto mai l'occasione di poter lavorare in Albania, per cui diciamo, i casi studio che vi mostrerò sono relativi ad un progetto che è stato realizzato qualche anno fa in un sito archeologico in Turchia a Hierapolis di Frigia, località nota col nome anche di Pamukkale dal punto di vista turistico. Un progetto che è stato finanziato nell'ambito del progetto FIRB Futuro in Ricerca da parte del Ministero italiano dell'Università e della Ricerca e che ci ha visto coinvolti con i colleghi del CNR di Lecce sotto la direzione dell'Università del Salento in questo importante sito archeologico. Abbiamo effettuato, diciamo, numerosi studi archeometrici. Oggi parlerò un po' nel dettaglio di quella che è stata la nostra ricerca sui dipinti murali e in particolar modo
su una zona nota come collina di San Filippo, scavata a partire dal 2011 dalla dottoressa Maria Pia Caggia sotto la direzione del professor Francesco D'Andria. In questa zona della collina, diciamo, che guarda alla città ellenistica romana, sono stati rinvenuti il martirio, la tomba e la chiesa, in particolar modo dell'apostolo Filippo. I nostri studi si sono concentrati proprio su questa chiesa, divisa in tre navate, molto ampia, costruita a partire dalla seconda metà del VI secolo, ha subito tutta una serie di rifacimenti, notevoli trasformazioni, e quindi sono stati rinvenuti sia dipinti murali direttamente in sito, sia numerosissimi frammenti che sono stati catalogati e che sono stati raccolti nelle diverse cassette del deposito. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di applicare delle metodologie analitiche direttamente in situ per capire la composizione dei pigmenti e la composizione degli strati di preparazione, quindi arriccio, intonaco, intonachino, al fine di comprendere differenze e similitudini tra le diverse fasi costruttive della chiesa. Avendo a disposizione nei 3 anni in cui siamo stati ospiti della missione archeologica a Ieraopolis tutta una serie di strumentazione facilmente trasportabile, non invasiva, siamo riusciti a fare uno screening di un quantitativo consistente di campioni. Siamo riusciti ad analizzare più di 100 campioni appartenenti a circa 11 unità stratigrafiche, più tutte le misure che abbiamo effettuato direttamente in situ. Questo ci ha permesso quindi di fare uno screening preliminare dei pigmenti utilizzati all'interno del sito, al fine, vi ripeto, di evidenziare similitudini e differenze tra le diverse fasi costruttive. Vi descrivo brevemente, non dilungandomi in quelle che sono delle caratteristiche tecniche, la strumentazione che utilizziamo. Utilizziamo in primis delle tecniche di riprese fotografiche, mediante l'utilizzo di macchine fotografiche opportunamente modificate, riusciamo a riconoscere, ad esempio, la presenza e la distribuzione del pigmento noto come blu egizio, uno dei primi pigmenti artificiali sintetizzati dall'uomo. E con questa tecnica, nota come luminescenza indotta da luce visibile, possiamo rinvenirne anche tracce non visibili ad occhio nudo. La tecnica è utilizzata per individuare la presenza di questo pigmento blu sia in dipinti murali sia per esempio su sculture antiche. Un'altra tecnica che utilizziamo è l'osservazione delle superfici in ultravioletto. Tale tecnica ci consente di riconoscere la presenza e la distribuzione delle sostanze organiche, siano esse pigmenti, trattamenti o tracce di legante su una superficie. Ancora, la superficie può essere indagata con tecniche come l'IR fotografico e l'IR falso colore, che ci consentono di avere informazioni sui pigmenti, sulla presenza di ritocchi e strati preparatori. Tutte queste tecniche sono semplicemente delle tecniche fotografiche, quindi facilmente utilizzabili in un sito archeologico. Vi mostro come esempio un frammento erratico che non appartiene alla collina di San Filippo, ma che è stato ritrovato in un importante contesto presente sempre nel sito di Hierapolis al Plutonion. E questo frammento, diciamo, rappresenta un po' la sintesi dei colori utilizzati nel sito. E immediatamente, appena è stato scavato, abbiamo potuto applicare la tecnica Peale e abbiamo potuto osservare quindi la presenza e la distribuzione del blu egizio anche in aree non visibili ad occhio nudo, così come abbiamo potuto applicare la fluorescenza UV per identificare, ad esempio, la presenza di lacca, un pigmento, diciamo, antico a base organica utilizzato all'interno di questo frammento, e la distribuzione di altre eventuali sostanze organiche.
L'applicazione di queste tecniche può avvenire anche direttamente nel deposito della missione, fotografando con opportuni comparatori visivi i vari frammenti senza toglierli dalle cassette all'interno delle quali sono conservati. Qui vi mostro ancora quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto con la tecnica VIL, quindi abbiamo individuato in quali campioni il blu è stato ottenuto mediante l'uso del famoso blu egizio, ed è possibile anche quando abbiamo a disposizione delle complesse stratigrafie, come nella prima immagine in basso a sinistra, individuare la presenza di questo pigmento anche in strati che si trovano sottostanti rispetto a quello principale, qualora si abbia a disposizione una stratigrafia in cui la porzione, diciamo, di pigmento è visibile. Dopo l'applicazione di queste tecniche fotografiche, ricorriamo sempre in situ oppure nei depositi della missione a tecniche di analisi areali o puntuali che ci danno maggiori informazioni, ci consentono di arrivare un po' più nel dettaglio di quella che è la composizione molecolare del pigmento, oppure abbiamo un'altra tecnica che si chiama spettroscopia di raggi X che ci consente di avere informazioni sugli elementi presenti all'interno del pigmento. Queste tecniche accoppiate, vedremo, ci consentono di definire in maniera abbastanza univoca la tipologia di pigmento utilizzato. Ancora abbiamo un'altra tecnica che si chiama fotometria FTR che ci dà ulteriori informazioni sulla composizione molecolare dei pigmenti, eleganti degli eventuali trattamenti superficiali. Qui vedete una collega all'opera all'interno del deposito della missione che segue questa semplice tecnica di spettroscopia di riflettanza di raggi X, mediante la quale riusciamo ad individuare un certo numero di pigmenti noti. Questo possiamo farlo perché abbiamo a disposizione un database all'interno del quale sono contenuti tutti gli spettri di riflettanza dei pigmenti maggiormente usati e procediamo per confronto. Quindi potete notare come, per esempio, nel caso di questo blu, che non è un blu egizio, abbiamo uno spettro che è del tutto comparabile con quello del lapislazzuli. E, per esempio, è stato un interessante risultato quello di individuare nelle diverse aree della chiesa e in funzione anche delle diverse fasi costruttive l'utilizzo di blu diversi, quindi una scelta diversa dei pigmenti da utilizzare. Un altro esempio relativo al giallo, un frammento in cui abbiamo fatto diverse prove con l'applicazione di tecniche quali la spettroscopia di riflettanza per fibre ottiche e analisi chimiche elementari che ci hanno portato a identificare in maniera univoca il pigmento usato come un'ocra gialla. Con queste tecniche, direttamente in situ, possiamo, per esempio, come vi mostravo in precedenza, distinguere facilmente due tipi di blu, uno contenente, per esempio, rame e riferibile all'uso del blu egizio, oppure blu che non lo contengono e abbiamo visto con la riflettografia attribuire a un altro tipo di pigmento. Possiamo per esempio discriminare velocemente dei rossi. Qui vi mostro le informazioni che possiamo avere con la fluorescenza a raggi X su un rosso ottenuto a partire da un'ocra e vediamo i segnali per esempio del ferro e del calcio relativi alla preparazione, oppure di un rosso a base di piombo, in questo caso di ninio, e che evidenziamo immediatamente attraverso la presenza dei segnali del piombo. Quindi attraverso queste tecniche possiamo fare uno screening consistente sul tipo di pigmento utilizzato e avere anche delle indicazioni sui leganti. Ma non abbiamo più di tanto informazioni per quanto concerne la successione stratigrafica e quindi la presenza di strati sovrapposti di preparazione, di intonaco, intonachino. Ecco perché spesso è necessario per completare, diciamo, queste analisi, attraverso le quali comunque riusciamo ad analizzare in maniera non invasiva, assolutamente non prevedendo nessun prelievo di campione, centinaia e centinaia di
in alcuni casi invece è necessario ricorrere ad un microprelievo qualora rimangano, diciamo, delle questioni irrisolte con queste metodologie analitiche e qualora soprattutto si voglia andare ad analizzare la presenza di successioni stratigrafiche e effettuare delle analisi sulla composizione degli strati di preparazione. Per cui si ricorre a questa seconda fase in cui attraverso il prelievo di campioni assolutamente rappresentativi utilizziamo delle tecniche microinvasive. Qui è importante sottolineare quello che è il ruolo del campionamento e la necessità che il campione selezionato sia estremamente rappresentativo della problematica che si deve andare ad analizzare. Il campionamento ovviamente dovrà essere anche microinvasivo, cioè dovrà essere prelevato il quantitativo di campione necessario sì ad effettuare le analisi, ma non eccedendo nel prelievo. Infatti le dimensioni del campione devono essere proporzionali al tipo e al numero di indagini che si vogliono svolgere. Una cosa molto importante è quando si vanno a campionare gli intonaci, campionarli in maniera assolutamente orientata, gli strati dal più esterno al più interno. Tutte le nostre ricerche, tutti i nostri campionamenti non avrebbero alcun senso senza una precisa contestualizzazione archeologica relativa a funzione del campione esaminato e appartenenza a identificate fasi costruttive. Dopodiché bisogna ricorrere ovviamente ad una documentazione fotografica di dettaglio, inserire la posizione del campione su fotopiani e fino alla realizzazione di foto macro al microscopio della superficie del campione e della stratigrafia del campione stesso. Cosa facciamo con questi microcampioni prelevati? E qui diciamo entriamo in quello che è maggiormente il mio campo di studio. Applichiamo delle tecniche microinvasive attraverso la realizzazione di cross-section, chiamate anche sezioni lucidi e sezioni sottili, cioè inglobiamo questi campioni orientati, qui vedete un intonaco in una resina epossidica e li lucidiamo in modo da poterli osservare in microscopia. Dopodiché riduciamo lo stesso campione allo spessore di 30 micron in modo da diventare pressoché trasparente alla luce e poterlo osservare con un microscopio ottico polarizzatore e luce trasmessa e anche in microscopia elettronica per avere tutta una serie di informazioni a carattere composizionale e tessiturale sui pigmenti e sulle caratteristiche degli intonaci. Dopodiché possiamo anche prelevare dei microcampioni di polvere, ne bastano pochi milligrammi, per ricorrere a delle tecniche che ci consentono di arrivare sempre più nel dettaglio delle informazioni che si vogliono ottenere, per esempio su provenienza di pigmenti, su materie prime e tecnologie utilizzate per la preparazione degli intonaci. Infatti, l'osservazione per esempio, microscopia di una sezione lucida di un campione di intonaco consente di avere tantissime informazioni sugli strati componenti l'intonaco, sui materiali presenti negli strati di pittura, sulle caratteristiche morfologiche e composizionali dei singoli pigmenti. Possiamo per esempio verificare lo stato di conservazione, possiamo verificare le caratteristiche di adesione degli strati successivi. L'osservazione in microscopia ottica, a luce riflessa di queste cross-section, consente di avere anche informazioni sulla presenza di leganti organici o eventuali trattamenti, poiché possiamo anche effettuare l'osservazione in luce UV, è il caso dell'immagine che ho posto in alto a sinistra, in cui illuminando, diciamo, il campione con la luce UV possiamo avere informazioni sulla distribuzione delle sostanze organiche all'interno del campione. Poi possiamo avere delle informazioni, come nel caso delle foto in alto a destra e in basso a destra, su
stratigrafie più complesse, perché in questo caso in superficie abbiamo un pigmento giallo su una preparazione bianca che però è sovrammesso ad un intonaco rosso. Viceversa, abbiamo nella foto sottostante la successione stratigrafica opposta. Nel caso dell'osservazione di un solo campione macroscopico avremmo individuato solo il colore di superficie. Così come molto interessante appare l'immagine in basso a sinistra, in cui abbiamo un tono di blu scuro che è stato realizzato con una mescola di pigmento blu e di nero carbone. Qui ho dato, diciamo, un breve excursus di quelle che sono le informazioni che si possono trarre mediante le osservazioni delle cross-section in microscopia ottica a luce riflessa e in UV. Ulteriori informazioni molto più complete si possono ottenere anche attraverso le osservazioni delle cosiddette sezioni sottili al microscopio ottico in luce trasmessa. Qui entriamo nel dettaglio di quella che è la provenienza delle materie prime e la tecnologia di produzione di intonaci, intonachini, arricci. Possiamo avere tutta una serie di informazioni sulle sabbie con cui sono costituite, per esempio, alcuni intonaci. Sappiamo che un intonaco in generale possiamo considerarlo come una malta, cioè una miscela di un legante, un aggregato, a cui viene aggiunta dell'acqua, degli eventuali additivi, in modo da conferire all'impasto, allo stato fresco, un'opportuna lavorabilità e allo stato indurito, determinate caratteristiche fisico-meccaniche. Quindi possiamo fare con gli studi petrografici in sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore tutta una serie di osservazioni sulla composizione dell'aggregato e quindi avere informazioni, per esempio, sulla provenienza delle sabbie, sul grado di setacciatura, sul grado di macinatura. Possiamo avere poi tutta una serie di informazioni anche sul tipo di preparazione dell'impasto stesso, a seconda di come l'aggregato sia distribuito all'interno dell'impasto a seconda della presenza o assenza di orientazione dei granuli dell'aggregato. Possiamo per esempio anche fornire delle ipotesi sulla pietra da calce, in quanto spesso all'interno di un impasto si trovano frammenti non cotti, cosiddetti grumi, che sono indicatori di quella che è la pietra utilizzata per l'ottenimento della calce, così come diciamo possiamo avere tutta una serie di informazioni tecnologiche. Non ultima una linea di ricerca sperimentale che è in corso, che è quella di provare anche a datare col metodo del carbonio 14 i leganti o i grumi di legante all'interno di una malta. Ritornando ad esempio sulle informazioni che abbiamo ottenuto sulla chiesa di San Filippo a Ierapolis, guardando le sezioni lucide, sottili in microscopia ottica ed elettronica, vi riporto qui degli esempi relativi al fatto che nelle fasi tarde, per esempio, della chiesa abbiamo riscontrato la presenza di intonaci molto poveri realizzati mescolando calce con della paglia, probabilmente con lo scopo di alleggerimento della struttura, poiché non so se vi è noto che il sito sorge su un'area fortemente sismica. Abbiamo dall'esame dei grumi relativi a pietra da calce utilizzata per la produzione del legante rinvenuto dei frammenti di marmo. Questo perché nelle fasi più tarde il disfacimento dei monumenti in marmo portava ad usare questo materiale per produrre la calce. Nelle fasi invece più antiche di realizzazione degli intonaci, questi intonaci venivano realizzati in maniera diciamo più tradizionale, mescolando la calce a quelle che erano le sabbie di corsi d'acqua locali.
La ricerca poi, diciamo, ha avuto il suo seguito anche con un'applicazione della microscopia elettronica con delle indagini di tipo prettamente microchimico per arrivare anche a definire la provenienza, per esempio, di alcuni pigmenti utilizzati all'interno del sito e approfondire, per esempio, anche il discorso dell'uso dei pigmenti in miscela e del loro stato di conservazione. Le polveri che otteniamo da queste piccole porzioni di campione possono essere poi sottoposte a tutta una serie di analisi in laboratorio che consentono sempre più di arrivare nel dettaglio e nello specifico per studi di provenienza e di stato di conservazione. Realizziamo tecniche quali la diffrattometria a raggi X che consente di analizzare pigmenti con struttura cristallina e consente di avere informazioni sulla composizione del legante e dell'aggregato negli intonaci. Applichiamo una tecnica di spettroscopia infrarossa da banco, ne abbiamo sia la versione, diciamo, trasportabile in situ, sia la versione da banco per approfondire l'analisi di pigmenti organici e inorganici è sempre studio della frazione cristallina e non negli intonaci. Con i colleghi della sede di Milano collaboriamo per altre tecniche spettroscopiche come la spettroscopia Raman, con la quale abbiamo ulteriori, diciamo, informazioni su pigmenti organici e inorganici. In questo caso le analisi possono essere condotte sia su polveri che sulle cross-section. Qui velocemente, diciamo, ho dato un excursus di quello che si può fare per la caratterizzazione dei pigmenti e degli strati preparatori sia in situ che in laboratorio presso il nostro istituto. Ancora brevemente vi volevo portare un esempio di quello che può essere fatto invece in situ per la verifica dello stato di conservazione dei dipinti murali. E sempre nell'ambito del progetto Marmora Frigia che abbiamo condotto a Ierapolis, abbiamo potuto anche verificare quello che è lo stato di conservazione di dipinti murali in un contesto noto come Insula 105, che è un'area residenziale datata al periodo proto-bizantino, che mostrava in due stanze, la casa del cortile dorico e la casa dell'iscrizione dipinta, dei problemi di conservazione dovuti alla presenza di efflorescenze saline che andavano ad inficiare la lettura e lo stato di conservazione delle superfici. Abbiamo applicato anche qui delle tecniche durante la nostra permanenza presso la missione, molto semplici e speditive, che ci hanno consentito però di avere notevoli informazioni. Abbiamo effettuato le riprese delle varie stanze con una tecnica nomata come termografia IR, che è una tecnica assolutamente non distruttiva, che misura la radiazione infrarossa emessa da un corpo e quindi è in grado di determinare la temperatura superficiale e con delle particolari elaborazioni è possibile anche individuare le fonti di umidità. E poi abbiamo condotto tutta una serie di test microchimici rapidi per verificare la presenza e la distribuzione dei sali sulle superfici. Questo, diciamo, ci ha consentito di dare immediatamente delle indicazioni a coloro che lavoravano per il restauro di queste superfici in situ. Abbiamo effettuato poi ovviamente delle analisi più approfondite in laboratorio, ma prelevando un numero ridotto di campioni. Abbiamo quindi individuato l'origine dei sali. Ecco, mi preme aggiungere che il sito nasce su delle importanti sorgenti termali e quindi circolano nel sottosuolo acque calde in cui si trovano notevoli quantità di sali disciolti. E l'individuazione, quindi, e la distribuzione della composizione di questi sali poi ha permesso di pianificare l'intervento in maniera oculata, non prevedendo solamente una copertura oppure una conservazione delle superfici, ma pianificando anche un drenaggio delle acque circolanti all'interno del sito. Io spero di essere stata chiara, ma
di aver fornito, diciamo, un excursus di quelle che sono le possibilità di analisi realizzabili direttamente in situ. Tutti i risultati che sono stati raggiunti durante la realizzazione del progetto Aerapolis sono stati pubblicati in questo libro a cura di Giuseppe Scardozzi e Tommaso Ismaelli. Ci sono poi tutta una serie di pubblicazioni scientifiche a cura del nostro gruppo. Se siete interessati, ve le posso assolutamente fornire. Ovviamente questo non è il lavoro frutto soltanto del mio impegno, ma è un lavoro di gruppo condotto da colleghi dell'Università del CNR di Firenze, del CNR di Lecce e sotto la direzione del professor D'Andrea, che nel periodo di realizzazione, insomma, del progetto era direttore della missione. Benissimo, grazie, Grazie. grazie Emma, sei stata secondo me chiarissima, io ho anche molte domande da farti, ci hai dimostrato, ci hai fatto Non so vedere se sono rapidamente, preparata. ci hai fatto vedere quello che avremmo dovuto fare anche noi o che potremmo fare, ecco, insomma, a Fuinica anche nei prossimi anni, quindi tieniti pronta. Infatti, purtroppo ho detto non ho mai lavorato in Albania. Sì, non hai ancora lavorato. Adesso vedo che Ecco. è con noi anche Belissa Muca, che è la direttrice per la parte albanese di questo progetto. E comunque adesso vediamo teniamo le domande per la fine. Adesso diamo la parola a Michael Benfatti, che chiude con le altre tipologie di materiali di origine archeologica e poi procediamo con le domande. Sì, a me sempre il compito di parlare dopo i grandi, per cui insomma il mio intervento sarà notevolmente più semplice, però ecco, vi porto degli aspetti tipici dello scavo archeologico e soprattutto concentrandomi su queste tre classi di materiali che sono tra i più comuni in tutti gli scavi. Ho pensato questo intervento come se insomma, potesse funzionare da prontuario, soprattutto per gli studenti più giovani che ci seguono. Per cui, ecco, sulla scia di quello che già diceva il professor Lepore, sono tutti interventi che possono essere fatti anche da un archeologo, per cui, insomma, un archeologo che abbia un'idea, che sia stato introdotto a dei principi base del restauro. Ecco perché noi sui nostri scavi attuiamo tutta una serie di pronto interventi utili poi ai restauratori che accoglieranno il materiale dopo lo scavo effettivo e dopo il nostro prelievo. Riporto un attimo, come ho fatto anche la volta precedente, l'attenzione sul termine di sostenibilità al centro di questi nostri incontri. Quindi parlerò di una sostenibilità che non ha solo un carattere economico e quindi con costi ridotti, ma anche fattivo. Quindi de devono essere tutte pratiche funzionali e, scusate la cacofonia, pratiche, nel senso che tutti questi strumenti e questi materiali possono essere portati sulla collina di Fuenike con facilità, per esempio, o andare a Butrinto con eguale facilità, per esempio. Bene, parto dalla ceramica e dai reperti ceramici di grande dimensione. Ecco che qui vedete uno scavo da dove iniziano ad affiorare degli elementi ceramici che qui vedete nel particolare. Si trattano di grandi doglia, quindi elementi di grandissime dimensioni e inseriti in questa matrice di terreno che è particolarmente argillosa, per cui qualsiasi movimento della terra potrebbe ripercuotere dei danni sul manufatto. Quindi noi ci troviamo di fronte a questa immagine, per cui tutto quello che può fare normalmente l'archeologo può potenzialmente provocare dei danni al manufatto. I problemi sono quindi mantenere in giunzione tutti questi frammenti che si sono creati sul reperto e evitare al contempo che il movimento del terreno, quindi l'asportazione del terreno interno o esterno, provochi dei danni all'oggetto, che tuttavia deve essere liberato da questa matrice.
Bene. In questo caso si può procedere in due modi, forzando la stratigrafia, quindi liberando il manufatto a partire dall'esterno, oppure seguendo le indicazioni stratigrafiche, quindi liberarlo dall'interno e poi tirarlo fuori, insomma, dalla matrice in cui è inserito. In tutti e due i casi, però, rischiamo di creare danni notevoli all'oggetto. Per cui tendenzialmente è bene operare in questo senso, quindi seguire i dettami stratigrafici, quindi svuotare parzialmente l'interno, campionando tutto ciò che si può e si deve campionare per le successive analisi archeobotaniche o palinologiche, e è necessario mettere in sicurezza i frammenti e le sponde del manufatto affinché rimangano in giunzione. Prima di procedere in qualsiasi modo, dal punto di vista del pronto intervento e del restauro, è meglio fare una documentazione fotografica. Quindi si fa, banalmente una foto dell'oggetto che lo inquadri tutto e con i dispositivi attuali, che possono essere un tablet o un telefono anche, si numerano i frammenti. Per cui, proprio sulla foto si appongono dei numeri. Per esempio, questo frammento potrebbe essere il numero 1, questo numero 2, 3 e così via, affinché poi quando verranno asportati direttamente questi frammenti possano essere collocati in una situazione di sicurezza che riporta il numero della fotografia e perché il lavoro dei restauratori poi sia più facile in modo da trovare i punti di giunzione originali. In questo caso è abbastanza semplice, ma immaginate casi più complessi come questo. Ci troviamo in uno dei siti in cui opera l'Università di Bologna e qui ci sono più vasi inseriti uno dentro all'altro che si sono schiacciati con il peso del terreno. Per cui successivamente alla foto del reperto vengono asportati, insomma, i frammenti che mantengono la numerazione affinché poi effettivamente sia più facile ricostruire il frammento, l'oggetto integro. Tuttavia, come vedevamo prima, a volte è necessario mantenere in giunzione alcuni frammenti affinché appunto l'atto di liberare l'oggetto dalla terra non provochi ulteriori fratture. E per farlo, in questo caso, è necessario scegliere dei consolidanti. Ci muoviamo essenzialmente tra due tipologie di consolidante che si presentano in entrambi i casi in questa forma, quindi sono dei trucioli di materiale che sembra plastico, ma non è, e sono o paraloid o aquazol. Vanno scelti con cautela proprio perché rispondono a necessità ambientali molto differenti. Per esempio, il paraloid in situazioni di umidità risponde in maniera negativa il più delle volte, mentre l'aquazol si presta un po' meglio. Ancora, per esempio, sulla collina di Foinike in Albania, dove è difficile trasportare materiali molto pesanti, tra cui per esempio taniche di acetone, che è il solvente in cui normalmente si discioglie il paraloid, stiamo sperimentando l'aquazol, che invece è solubile in acqua, un elemento che è più facilmente reperibile anche in concentrazioni molto, molto diluite. E quindi, insomma, si sceglie un consolidante e lo si stende non in maniera diretta sul manufatto, ma con l'uso di questa carta, che è carta giapponese. Ha un costo irrisorio, ormai si trova anche nelle ferramente, ben fornite. Si può portare anche dall'Italia perché, insomma, sono rotoli e facilmente trasportabili. Ne esistono di diverse grammature. Tendenzialmente, per i reperti ceramici si sceglie una grammatura abbastanza sostenuta affinché i cerotti che si vanno a creare, lo vedremo, a breve, resistano alle trazioni fra i diversi frammenti. Ed ecco che, perdonate, insomma, la semplificazione, però è comunicativa. Immaginiamo che questo sia il nostro reperto e che sia inserito in una matrice di terreno.
dovremo, attraverso dei cerotti temporanei, far aderire i diversi lembi e quindi ricongiungere le fratture. In un primo momento si fanno delle strisce di carta giapponese che poi con l'utilizzo del consolidante vengono stese a pennello. In un primo momento in questo modo affinché si ricolleghino i lembi e poi i lembi vengono saldati. Lo vediamo in un caso pratico che è proprio quello di prima. Vedete, tutti i frammenti vengono consolidati e vengono fatti aderire al vicino con questo sistema di cerotti che poi potrà essere rimosso facilmente dai restauratori, con l'attenzione però di non estrarre il reperto completamente dalla propria matrice, ma di conservare un po' di terreno circostante, il contrario di quello che abbiamo visto per le pitture, poiché in questo caso appunto si trattava di un d'olio e siamo pressoché sicuri che all'esterno non ci siano sovrappitture che rischiano di essere compromesse e deteriorate dai movimenti del terreno. Questo ci permette di creare, di mantenere un guscio entro il quale il reperto mantiene la propria sede e tutti i pezzi rimarranno così in continuità fisica. Questo per quanto riguarda i reperti ceramici di grandi dimensioni. Se ci concentriamo invece sulle medie dimensioni, tutto diventa più semplice e non è assolutamente necessario, almeno più delle volte, adoperare dei consolidanti. Piuttosto, come vedete in questo caso, possiamo utilizzare dei materiali comuni che sono anche nelle cassette di pronto soccorso, quindi tutte le missioni ne hanno un po' in dotazione. Si tratta di bende elastiche, si trovano in farmacia, che possono essere così rese aderenti al reperto affinché tutti i frammenti siano coesi tra di loro, ma soprattutto al riempimento interno che non viene tolto. In questo caso, ecco, il campione è stato pulito, il reperto è stato pulito all'esterno. Si fa questo giro di bende elastiche che appunto per la proprietà elastica mantengono tutti i frammenti coesi e all'interno rimane il terreno. Il terreno, una volta seccato, si estrae più facilmente e soprattutto permette di essere analizzato con maggiore attenzione in laboratorio. In altri casi, in reperti leggermente più grandi o che non sono proprio in giunzione perfetta, si possono utilizzare anche queste bende tubolari, sono quelle da ginocchio o da gomito, insomma, che si trovano sempre in farmacia. Per cui si mette all'interno di queste bende tubolari a rete il reperto e lo mantengono successivamente sufficientemente adeso al riempimento. Questi sono i materiali che di norma si impiegano. Bende elastiche o appunto bende tubolari. Ce ne sono di diverse tipologie e di diverso materiale, per cui è necessario sceglierle in funzione del risultato che si vuole ottenere. Se il reperto è molto umido, è bene utilizzare queste bende tubolari che hanno una retina che insomma, permettono una maggiore traspirabilità del reperto. Queste invece più elastiche e più fitte, insomma, permettono di mantenere di più l'umidità. Ci sono bende più fini e bende invece a maglie più grandi che hanno una trazione differente, quindi a seconda di quanto è compromesso il manufatto, è bene scegliere. Le proprietà abrasive di questi materiali sono da tenere ugualmente in considerazione, perché evidentemente se ci sono delle superfici dipinte è bene optare per delle bende non di materiale sintetico, nemmeno di cotone, tantomeno di lino o di canapa, è meglio scegliere delle bende di seta, che al di là di come possa sembrare hanno dei costi che si aggirano intorno a quelle di materiale sintetico, quindi non, i costi si equivalgono. Passando così alla conservazione dei materiali ceramici, brevemente, tutti ormai siamo costretti ad utilizzare cassette in metallo. Abbiamo abbandonato le cassette di materiale plastico perché non sono ignifughe. E, queste cassette hanno la possibilità
di avere dei divisori interni. Noi ad Agrigento ormai le usiamo abitualmente, e la ceramica viene stoccata senza essere messa in sacchetti di plastica. Sarebbe bene farla asciugare perfettamente dopo il lavaggio, dopo l'operazione di pulitura, per poi essere, insomma, sistemata in queste cassette in maniera definitiva. Esistono però delle soluzioni anche per il controllo termoigrometrico, più che altro relativo all'umidità. E sono appunto i gel di silice. Ce ne sono di specifici, quelli che vedete al centro di questa immagine centrale, che però devono essere attivati con una stufa e cambiano colore a seconda che siano pieni di umidità o siano ancora scarichi. Ad ogni modo, esistono dei sistemi più commerciali e più semplici, come le bustine che si trovano molto facilmente in commercio, si trovano anche in alcuni prodotti che si acquistano, per cui si possono riciclare, e questo permette alla ceramica così di non avere degli effetti negativi a lungo termine, soprattutto nei magazzini che invece ne dovrebbero curare l'integrità. Parlo nello specifico di affioramenti salini, ma anche della formazione talvolta di muffe, per cui insomma questi strumenti sono tutto sommato banali, ma funzionali a una lunga conservazione e allo stoccaggio dei materiali ceramici. Passiamo quindi ai metalli. Ho diviso la classe dei reperti metallici in due. La prima sono lamine di grandi dimensioni, che più spesso sono oggetto di un difficile prelievo, e invece gli oggetti a colatura piena. Per le lamine i problemi sono essenzialmente mantenere l'integrità e anche bilanciarne i fattori termoigrometrici, proprio perché dal terreno all'asportazione, soprattutto passando per un irraggiamento diretto del sole, spesso le lamine possono avere dei problemi e alterarsi e degradarsi in maniera insomma, per cui non si può tornare al punto di partenza. Questo perché è una proprietà intrinseca del materiale metallico. Perdonate l'immagine artigianale, comunque spero si riesca a capire. Per cui il metallo tende a una certa stabilità, sempre, sia puro che in lega. Noi comunque negli scavi archeologici troviamo sempre leghe, o troviamo materiali che non sono puri. Anche nel caso del ferro è spesso legato con del carbonio. Per cui il metallo, attraverso la metallurgia evidente, diventa un oggetto che, abbandonato, diventa archeologico, metallo archeologico, che è già fatto di prodotti di corrosione. Questi prodotti tendono alla stabilità, quindi tendono a tornare al punto di partenza, al minerale di partenza. Ci tornano stando per molto tempo sottoterra e nell'ambiente in cui li troviamo, ma ci tornano molto più velocemente una volta che li portiamo alla luce. Ecco perché è necessario stabilizzare il microclima del reperto, rallentare i processi di asciugatura o evitare, al contrario, se è in ambiente asciutto, l'umidificazione del terreno, affinché, insomma, il reperto non diventi un tutt'uno con il terreno e quindi poi si deteriori molto più velocemente. A questo scopo abbiamo sperimentato ormai da lungo tempo la creazione di copertine termiche, che qui ne vedete diverse, siamo ad Agrigento, e molti materiali metallici sono coperti con questa soluzione di un geotessuto inumidito con acqua, debitamente ricoperto con carta plastica, è la carta da cucina normale, tutta bucherellata affinché traspiri, e gli oggetti si coprono affinché il sole non surriscaldi il metallo e al contempo permetta al terreno di asciugarsi
più lentamente, affinché insomma, le operazioni archeologiche possano procedere con il normale ritmo, senza avere la pressione di dover per forza prelevare quell'oggetto in tempi record. Il prelievo avviene in diverse soluzioni, vedevate all'inizio per lo schiniere ancora il sistema dei cerotti, mentre in questo caso osservate una situla che vedete ricostruita a sinistra, è stata bendata con la pellicola trasparente, sono stati fatti dei cerotti all'interno e poi attraverso il sistema delle spade, come abbiamo già visto per gli intonaci, si scalza dal terreno, quindi si fa leva sul terreno sottostante e si estrae. Successivamente è evidente alla liberazione della matrice, quindi è stata tolta tutta la matrice di terreno intorno, la situla è stata impacchettata affinché tutti i frammenti rimanessero coesi e si può quindi procedere all'asportazione. Un aspetto leggermente differente si ha per i reperti che sono stati creati a fusione piena. Questo perché sono, da un certo punto di vista, più resistenti, perché non si tratta di lamine, ma dall'altro permettono uno scambio maggiore con il terreno, per cui i prodotti di corrosione potrebbero così inglobare il manufatto nel terreno. Se togliamo questo terreno, la matrice in cui è immerso, rischiamo di togliere anche parti notevoli della decorazione o della finitura superficiale dell'elemento. Ecco perché spesso agiamo con l'estrazione in blocco. In bibliografia si trova estrazione in blocco o estrazione in zolla. Ad ogni modo, qui di fianco vedete il pallino rosso è il reperto. Le linee marroni sono la matrice di terreno vista in sezione, per cui si crea un dislivello, un risparmio su cui sta il reperto. Attraverso l'utilizzo di spade, il reperto viene estratto segando in blocco il terreno sottostante, affinché questo pacchetto di terreno con sopra il manufatto possa essere trasportato in laboratorio, dove si procede, è evidente, al microscavo, ma con una cura, una cautela e strumentazioni molto differenti da quelli che si possono reperire insomma in situ e sui cantieri di scavo normali. Passiamo invece ai reperti di piccole e piccolissime dimensioni. Qui vedete una sepoltura in cui, è faticoso vederla per cui ve la evidenzio, abbiamo trovato una suola di scarpe, una suola che è costituita da tutti questi chiodini. Bene. In questo caso non ci sono troppe soluzioni, sono reperti piccolissimi che però devono essere mantenuti in giunzione fra loro, giunzione evidente non diretta perché non sono uno attaccato all'altro, però la forma deve essere riprodotta anche sul supporto e dunque in questi casi si può stendere al di sopra dei reperti la pellicola trasparente, si può fare un calco con il gesso a presa rapida, quindi lo si mischia con acqua, viene colato al di sopra, i reperti sono debitamente isolati appunto con la pellicola e si crea uno stampo. Lo stampo viene tolto e avendo cura di lasciare al loro posto tutti i reperti quindi si numerano, si estraggono i chiodini uno per volta e li si posizionano all'interno del calco in gesso, affinché il rapporto tra di loro venga mantenuto e in qualche modo questo contesto sia ricostruibile. Successivamente a questa operazione si possono prelevare i campioni per capire insomma che cos'è contenuto all'interno del terreno e quindi se ci sono delle fibre vegetali e così via. Quindi abbiamo salvato tutti e due gli aspetti di questo ritrovamento, sia dal punto di vista del reperto metallico che dal punto di vista invece del materiale in cui è inglobato.
Lo stoccaggio dei metalli è ancora una volta piuttosto semplice. Consiglio sempre l'utilizzo di materiale che assorbe gli urti, come il pluriball. Può essere utile anche una sabbia debitamente setacciata, quindi depurata e assolutamente asciutta. Dobbiamo avere cura che il materiale stesso, archeologico, sia assolutamente asciutto e pulito. Possiamo avvalerci ancora una volta del gel di silice che controlla l'umidità della cassetta. Eviterei sempre l'utilizzo di sacchetti. Si possono bucare i sacchetti per permettere un maggiore scambio termoigrometrico con l'esterno, però insomma inficiamo un po' il valore del sacchetto che se rimane fermo per molto tempo, anni, insomma, si può asciugare, può sgretolarsi molto più facilmente, possiamo perdere delle informazioni. Pertanto, anche in questo caso, consiglierei insomma di conservarlo in cassette aperte, divise per unità stratigrafica, e via dicendo. Passiamo infine al caso dei vetri, vetri anche in questo caso di grandi dimensioni. I problemi sono più o meno quelli, insomma, dobbiamo mantenere l'integrità del manufatto, dobbiamo bilanciare il comportamento dell'umidità e della temperatura e dobbiamo evitare che vengano esposti al sole diretto. I vetri hanno generalmente tre problemi e si presentano in tre modi differenti. Il vetro quindi può essere opalescente, lo vedete qui, che significa che è in fase di corrosione, ma è tutto sommato stabile e quindi si può asportare in maniera diretta, mentre può avere un aspetto saccaroide come questo, il che significa che il vetro ritorna in un qualche modo al materiale di partenza, il che significa che sta iniziando la devetrificazione e quindi è un materiale piuttosto debole. Oppure l'iridescenza si trova quasi sempre in contesto archeologico e sono appunto queste patine caratteristiche del vetro. Sono ancora più problematiche della devetrificazione poiché si staccano più facilmente ed è possibile perdere le decorazioni superficiali oppure ancora tracce di lavorazione che potrebbero essere sintomatiche per determinate produzioni. Per cui in questi casi è bene controllare ancora una volta temperatura e umidità e si consiglia in tutta la letteratura scientifica l'asportazione in blocco o in zolla. Proprio perché insomma, muovere il terreno attorno al manufatto potrebbe provocare danni al manufatto stesso, quindi crepe e fratture, potrebbe far scollare parti della decorazione e dunque è bene non inumidire se il terreno è asciutto, mantenere tutto il terreno circostante. E assolutamente non inumidire, non asciugare repentinamente qualora il terreno sia bagnato. Quindi si preleva così com'è e in blocco. In casi in cui questo non è possibile, ci si può avvalere di un prodotto del restauro, anche questo è facilmente reperibile, si chiama ciclododecano, quindi il reperto. Se è già estratto dalla matrice in cui è, si benda all'esterno, all'interno si spruzza questo prodotto che è spray, si chiama ciclododecano, è una schiuma che espande, non lascia tracce sul reperto di vetro e dopo, in un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi, sublima, il che significa che la schiuma si degrada e ci lascia l'oggetto totalmente privo di patine e così può essere consegnato ai restauratori e soggetto appunto a lavorazioni differenti che non sono evidentemente di competenza degli archeologi. La schiuma, dicevo, non lascia traccia, permette di espandersi e di mantenere coesi i diversi frammenti affinché possa essere proprio trasportato in blocco l'oggetto. Per le grandi vetrate il procedimento è differente.
perdonate, le animazioni sono vagamente anni 90, però passano il concetto, secondo me. Per cui ancora una volta si crea un risparmio sopra il quale ci stanno tutti i frammenti di vetrate che devono mantenere il loro posizionamento originale, chiaramente devono essere fotografate, documentate, numerate, come abbiamo già visto, però una volta che abbiamo creato questo dislivello si può segare con una corda metallica e poi, quindi dividendo questo scalino dal terreno sottostante, e poi si può inserire in questa fessura che si è creata una lamina di materiale plastico, elastico, come può essere il plexiglass. Ecco che così la zolla può essere facilmente trasportata in laboratorio dove può essere studiata con maggiore attenzione. E dunque, così questa, insomma, diciamo, è la gamma di strumenti ed elementi che è bene avere in dotazione in qualsiasi scavo archeologico. Sono elementi facilmente trasportabili, stanno in una valigia, noi per i nostri scavi facciamo così, o in poche scatole, e il costo complessivo per una dotazione minima e di partenza basilare si aggira intorno alla cinquantina di euro. E sono prodotti, ripeto, che si possono trovare efficacemente sia in Albania che in Italia e insomma sono trasportabili e economici. Ecco ancora che torna il concetto di sostenibilità. Bene, ho finito. Bene, molto bene, grazie Michael, grazie anche a te, devo dire sei stato perfettamente nei tempi, quindi abbiamo modo di fare una piccola discussione se ci sono delle domande. Come avete visto, abbiamo proprio scelto volontariamente di dare un taglio molto operativo, proprio quasi da pronto intervento sul cantiere archeologico, ben coscienti, insomma, che il restauro propriamente detto è un'altra cosa, quindi insomma, noi ci siamo messi proprio nell'ottica di chi va sul cantiere e che sa, grazie a quello che ci ha detto Emma Cantisani, di come dire, cosa deve fare, quindi fare i giusti prelievi, fare le giuste operazioni preliminari poi al restauro. Ecco, io darei la parola, insomma, se c'è qualcuno che ha delle curiosità, può approfittare di noi, insomma, tanto fino all'una abbiamo tempo, direi. Quindi non so, soprattutto gli studenti o i restauratori che sono collegati, noi siamo a vostra disposizione. Mi scusi, vorrei fare una domanda. Sono Prego, Federica chi parla? Ah, Cantinaro. Federica, fatti vedere così, Posso avere la camera? così ti vediamo. Ecco, molto bene. E volevo chiederle, una volta avvenuto il restauro e una volta presa l'opera, avvenuto tutto lo studio, si decide di riportarla in loco e lasciarla nel contesto oppure si prende avvio quella che è un po' la musealizzazione dell'opera e quindi viene portata in opportune sedi? Cioè, come si decide cosa lasciare nel contesto una volta studiato, analizzato e campionato, e invece cosa si decide di mettere in un museo e in base a che cosa? Ecco. Non so se si capisce bene la domanda. Sì, no, è un'ottima domanda perché riguarda una fase molto importante che è la programmazione. Cioè, quello che oggi abbiamo cercato di spiegare è che non c'è una visione unica, non c'è il pensiero unico. C'è una varietà di possibilità che dipende molto, intanto, dalle leggi dello Stato in cui operi. Perché, come è giusto che sia, noi siamo ospiti del governo albanese, quindi noi tutti i materiali rimangono in Albania, tanto per incominciare. Quindi noi al massimo possiamo portare fuori dei campioni autorizzati insomma, dai colleghi albanesi per fare come dire, quello che ci ha spiegato Emma, no? Delle analisi su campioni precisi. Quindi i materiali rimangono in Albania, il caso è questo. Dopodiché dipende come dire, dopo entra in campo, diciamo, la politica culturale.
Come ho detto nel primo incontro, in questo caso bisogna vedere cosa si vuole fare. Vogliamo fare un museo a Foiniche, valorizzando il villaggio di Finici, che è un piccolo villaggio ai piedi della collina, oppure vogliamo fare un museo a Saranda, che è il centro più Capito. importante, Sì. oppure deve andare tutto a Tirana, che è il centro, come dire. Quindi tra centralità e periferia si snoda questo discorso, però purtroppo la mia risposta è dipende. Ok, sì, no, immaginavo. Cioè, non dipende penso dalla scelta, sono no? delle regole. E quindi se c'è un investimento e una volontà sempre auspicabile di delocalizzazione, cioè, se dovessi dire cosa farei io farei qualcosa a Foinike collegata al sito e qualcosa anche a Saranda, in virtù del fatto che è il centro di un territorio più vasto, c'è turismo e quindi, capito, insomma, però entra in campo la politica, come ti dicevo, più che cioè la politica dei beni culturali. Ma non perde un po' l'oggetto, decontestualizzandolo da quello che è l'ambiente in cui di fatto è stato ritrovato? Sì. Perché andare a portare in un museo, per quanto si possa contestualizzarlo con magari scritte e creando una sorta di immagine di quello che è il contesto da cui è stato preso l'oggetto, non sarà mai come lasciarlo in loco. Quindi non perde un po' l'oggetto una volta che viene decontestualizzato? Hai pienamente ragione, però anche qui mi sento di dire dipende, nel senso che vedo Belissa. Mirgis Belissa, anzi Mirdita a quest'ora. Mentita, mentita, Pepe. Adesso lascio subito la parola a Belissa, però dipende perché tu hai ragione, Federica, ma di contro non è neanche immaginabile come abbiamo fatto noi in Italia che ogni paese, piccolo villaggio, abbia un museo, perché ci ritroviamo ad avere tanti musei tutti uguali, perché ogni città italiana ha un'età romana, ha un medioevo importante, un rinascimento. Allora bisogna sforzarsi di creare degli snodi, per cui tu se vuoi vedere, come dire, il mondo romano oppure il mondo dell'archeologia del mare, vai a Saranda, tanto per rimanere lì. Allora tu da Saranda vedi tante cose e a Saranda ti dicono vai a vedere Foinike e poi Butrinto. Oppure Ciucaitoit, quello che vuoi, capito? Quindi è Sì. una politica culturale, ma lascio la parola a Belissa che intanto, come dire, spiegherà molto meglio di me. No, buongiorno, buona giornata a tutti. No, io volevo dire solo due cose. Sono d'accordissima con te, Beppe. È per questo che ci sono diversi tipi di musei, quelli nazionali, quelli locali. Qui sui siti, certamente, certi oggetti possono e devono apparire nei musei nazionali o nei musei didattici, come per esempio è il museo archeologico, quello che abbiamo noi all'Istituto Archeologico di Tirana. Però su ogni sito un museo, anch'io non credo che sarà l'ottima, insomma, l'idea migliore che ci sia. A Saranda sì. Un museo dove possiamo far vedere l'archeologia della zona, dove possiamo far attirare l'interesse di quei che i turisti che vengono a visitare Saranda per poi orientarli sui diversi siti che sono nel territorio. Grazie. Comunque sì, Federica coglie un tema molto importante, insomma, devo dire che è un tema nodale del ragionamento, della progettazione, no? Quindi è giusto. Tu, Michael, volevi dire qualcosa? Volevi No, aggiungere? no, sono assolutamente d'accordo. Mi scusi, io non lo sento bene, sento molto a scatti. Scusi, non so, è il mio problema o. Non lo so, io Non lo so, sento io ti bene. sento bene. Comunque no, sono Adesso. d'accordo e soprattutto con Belisa, con la professoressa Mucca. Creare, cioè in realtà faccio l'avvocato del diavolo, c'è una controparte per cui creare a livello locale situazioni che possano apprezzare la località
e per cui chi abita il territorio possa affezionarsi, possa avere un'idea delle proprie origini è importante. Quindi non è sempre una regola. Ok, che in Italia i musei decentrati, piccoli e locali sono tanti, forse troppi. Però, d'altro canto, hanno dato la possibilità, almeno in una fase iniziale, alle persone di avere un'identità comune e di rivedersi nella storia del proprio luogo. Appunto, anche per questo forse faccio l'ultima domanda e poi la smetto. E quanto la comunità locale, cioè comunque si tratta pur sempre di piccoli paesini che magari si rivedono in quello che sono i ritrovamenti, quanto permette effettivamente la comunità locale di mostrare agli altri questa sua identità o anche ancora, diciamo, peggio per loro, lasciarla in un museo principale lontano da quello che è il posto d'origine del manufatto. Cioè, essendo che va in piccoli paesini, si dà molto peso a quella che è l'identità culturale, che si rivede molto in questi oggetti che vengono ritrovati. Quindi, quanto si oppone, quanta opposizione c'è da parte di queste comunità nell'esportare questi oggetti? Moltissima, rispondo un attimo io perché insomma, il tema è veramente interessante. Qui nelle Marche c'è stata una mezza rivoluzione per i famosi bronzi di Cartoceto, per cui in un posto con, come dire, abbastanza fuori mano rispetto al transito turistico, se sono stati trovati questi bronzi, e giustamente la comunità, l'archeologia è identità. E quindi ogni Esatto. comunità vuole la sua identità diversa possibilmente da quella del vicino. Dunque, a questo punto è scoppiata una mezza rivoluzione, che dopo è stata, come dire, risolta in maniera con problemi grossi dal punto di vista del restauro, tra l'altro, una vicenda molto indicativa questa. Era stata risolta a un certo punto con uno spostamento degli originali, ma non può andare così. Chiaramente la soluzione è originale copia. Quindi da una parte ci va l'originale, poi noi faremo una copia molto prestigiosa, però bisogna farlo in questo modo. Però il tema, come dire, richiede un ragionamento, una soluzione locale, perché non tutte le situazioni sono diverse. Chiaramente io non avrò mai le risorse per far vivere tutti questi musei. Altra Certo. cosa, se dal punto di vista dello Stato c'è un investimento preciso, io ritrovo una cosa eccezionale e lo Stato crea infrastrutture. Alberghi, sistemi turistici collegati, allora c'è un investimento su quel progetto, su quel territorio, allora sì, allora Ok. delocalizzazione per tutta la vita. Altrimenti, come dire, bisogna giocare tra originale e copia, l'originale va a Roma, per dire, al Sì. Museo Nazionale Romano, e la copia, la comunità prende la copia, o viceversa. Ok, va bene. Va La bene. ringrazio. C'è una domanda in chat per Michael. Allora, Serena chiede quali possono essere le misure di pronto intervento su reperti organici, quali legno, pelle di animale o cuoio, rinvenuti in contesti aridi e magari molto frammentati. Ecco, per questi reperti che in realtà si trovano molto di rado. Il consiglio spassionato è quello di chiamare un restauratore vero che abbia studiato per quello che sta facendo e che possa operare effettivamente e rispondere anche di quello che fa. Però alcuni degli elementi che abbiamo visto per la ceramica, per il vetro, possono essere, e anche per il metallo, possono essere utilizzati anche per il legno, per esempio, soprattutto l'asportazione in zolla. Cioè, quando abbiamo un dubbio a livello archeologico, asportiamo tutto il terreno circostante all'oggetto, così non facciamo danni. Magari però facciamo danni dal punto di vista stratigrafico, per cui è sempre necessario bilanciare, i fattori pro e contro. Insomma, se però la stratigrafia ce lo permette, è bene, anche per il cuoio, ma soprattutto per il legno, non fargli prendere del sole, insomma, quindi bilanciare le temperature e asportare in zolla. Questa è una regola generalmente valida. Dopodiché, su casi specifici ci si può ragionare. In contesti estremamente aridi, e nel caso della sabbia, il problema viene meno.
perché la sabbia si sposta, si aspira o si spazzola e l'oggetto può essere molto più facilmente sistemato su lastre di plexiglass debitamente isolate e magari col pluriball che insomma permettono agli urti di non propagarsi nel manufatto. E quindi diciamo che il problema vero per questi elementi che mi chiede Serena è l'ambiente argilloso e fortemente umido piuttosto che quello eccessivamente asciutto. E allora in chat ricordano anche il caso del museo di Ötzi, no? Quello della mummia più famosa, una delle mummie più famose degli ultimi anni, che è quello del Museo di Bolzano, in cui giustamente addirittura il governo italiano litigava con il governo austriaco per dove passava il confine e quindi insomma alla fine per pochi metri la mummia è stata ritrovata in territorio italiano e dunque si trova a Bolzano. Allora, c'è qualcun altro che ha delle curiosità, perché altrimenti chiederei una cosa io a Emma, perché... Vabbè, mentre magari ci pensate glielo chiedo io, perché allora, oltre a ringraziare ancora Emma per la sua disponibilità, no, grazie a devo voi dire, per l'invito. No, secondo me è stato veramente utile perché ci aiuta a programmare meglio gli interventi futuri. Mi ha particolarmente colpito il fatto che tu hai detto, sempre nell'ottica della sostenibilità, il fatto che queste attrezzature sono trasportabili, in effetti. Sì, assolutamente, tramite delle valigie le abbiamo portate in Turchia cambiando volo, sdoganandole. E quindi anche ti chiedevo, con il carne ATA non hai problemi? Cioè questi No, no, col carne ATA si entra nei paesi appunto che lo richiedono, c'è il controllo alla dogana e dogana. a seconda del doganiere più o meno lungo il controllo e poi insomma Però il giorno d'ingresso è sempre, come dire, un giorno dedicato alle è un pratiche. giorno dedicato, alla fine eravamo diventate le migliori amiche degli doganieri di Denizli, quindi no, a parte gli scherzi. E poi appunto, come dicevi prima, sul discorso dei campioni, almeno in Turchia c'era il commissario della missione a cui facevamo vedere per esempio l'elenco dei campioni e poi ci dava la possibilità di trasportarli in Italia. Sì. Devo dire che noi avevamo iniziato e dopo per motivi inspiegabili non abbiamo continuato a fare questo tipo, penso alle analisi fotografiche, che sono in realtà le più semplici. Sì, perché necessitano di una macchina fotografica opportunamente modificata con dei filtri e delle sorgenti luminose, variabili a seconda appunto delle informazioni che si vogliono avere. E dicevo, avevamo iniziato a farle sulle stele che noi abbiamo ritrovato in grande quantità, sulle stele insomma, della necropoli, e visto che c'è Belissa, ce lo ricordiamo, no? Che è la codirettrice, queste stele recavano, già ad una prima analisi fatta negli anni 90, delle tracce di interventi in pittura, molte non hanno il nome inciso e noi ipotizzavamo che il nome fosse dipinto. Allora, una campagna di fotografia, insomma di fotografie anche sulle stele, come dire, apparentemente senza incisioni, potrebbe darci molta gioia, io penso, dal punto di vista della ricerca. E poi volevo chiedere una cosa su questo blu, a parte la presenza del lapislazzuli, è un indizio, un indicatore di grande pregio, nel senso che Certo, sì. è costosissimo, no? Ma invece è molto interessante questo blu ottenuto con con la stesura di nero e di blu, tu Sì, dici. è una mescola in quel caso lì di blu egizio e di nero carbone per ottenere dei colori più scuri. L'ho portato questo esempio per far vedere come spesso la tecnica fotografica, diciamo, di superficie va integrata con un campionamento quando ci sono delle problematiche di pigmenti in mescola o anche di alterazioni. Non ho riportato esempi per un campo di studio molto ampio, l'alterazione per esempio del cinabro, di scurimento del cinabro, sono delle indagini che poi puoi fare nel dettaglio solo quando hai a disposizione un microcampione. Certo, però. E comunque le tecniche di superficie sono molto utili per degli screening iniziali, però se si vuole poi arrivare ad un certo grado di
approfondimento, un microcampione è necessario anche per gli studi stessi di provenienza dei pigmenti. Ci sono sì. degli elementi chimici che ti indicano, per esempio, una provenienza di una zona rispetto ad un'altra. Per esempio, penso alle terre verdi, una problematica nei confronti della quale ci siamo imbattute proprio di recente con le colleghe. Con lo strumento portatile vedevamo tenori diversi di elementi minori all'interno di terre verdi. Abbiamo dovuto approfondire le analisi con strumentazione da banco per quantificare più nel dettaglio queste differenze e ipotizzare provenienze diverse. Sai, per gli archeologi che sono sempre alla ricerca di come dire, indicatori cronologici, questo può essere veramente importante, nel senso che la Pontrandolfo diceva che questa tecnica con il nero, Angela Pontrandolfo, nero sì. e blu sovrapposto, lei sostiene che, insomma, che abbia un'origine nelle tombe macedoni di età ellenistica. Mm. Questo frammento invece come si dà, cioè che cronologia è il frammento che ci hai fatto vedere, tanto per utilizzare? Ah, questo credo sia del VI secolo invece. Ah, ovviamente dopo Cristo, no? Sì, perché... sì, sì, certo. Vabbè, no, però è veramente molto interessante anche per aprire nuove linee di ricerca, insomma, cose così apparentemente semplici invece possono, come dire, rivelarsi un indicatore che dopo si è confermato e dopo diventa un indicatore importante per noi. E sai che un'altra problematica che stiamo affrontando con le colleghe è quella relativa alla preparazione colorata. Ora dovrebbe uscire un articolo su Ostia in cui abbiamo notato queste preparazioni già colorate, cioè il marmorino già colorato con ocre e poi la stesura di pigmenti che non sempre sono rossi, ma possono essere verdi, blu. Quindi questa tecnica intenzionale di colorare la parte più superficiale di una preparazione e poi metterci sopra un pigmento di un altro tono. Un altro tono, infatti sono tutte cose che speriamo... abbiamo trovato nel bacino del Mediterraneo in tantissimi siti dalla nostra esperienza. Che però dal punto di vista tecnologico non riusciamo a spiegarci bene. Speriamo che finanzino il nostro premio. Va bene. Allora, c'è un'altra domanda da uno studente di Macerata che dice, no, studentessa, scusami, Valentina, che chiede, allora dice, si ricorda il ritrovamento di una tomba a Filos, non è Pilos, è Filos, in Grecia, di una pietra che inizialmente non destò particolare interesse. Il tesoro era appartenuto ad un antico guerriero del 1450 a.C. circa. La pietra, poi ripulita, si è rivelata essere un frammento di agata decorato con una scena di combattimento con tre guerrieri che ricordano le vicende omeriche, ma in questi casi, ovvero di piccoli oggetti, come è stato possibile allora decorarla nel dettaglio e secondo quale modalità è possibile poi ricondurla a precisi disegni, intenzioni ed epoche? Sulla pietra d'agata, capisco. E c'erano delle incisioni ma colorate o solo delle incisioni? Non ho capito. Non conosco il sito. Io ho presente un ritrovamento di un guerriero, ma non è Filos. Cioè, quello che dico io è un... non so se Valentina intende il guerriero del grifone, che si chiama così, che ha quell'incisione a un castone con un grifone, è un guerriero miceneo, di età micenea, però è Pilos, non Filos. Adesso vediamo se ci risponde. Nel frattempo vi chiedo se c'è qualcun altro, mentre Valentina ci spiega un po' meglio, c'è qualche altra curiosità, qualcuno che... a domande, vedo che no, Cleidi no, ci ha abbandonato perché ci sono dei restauratori che si sono formati presso la missione Fenice, quindi volevo sapere anche loro se hanno delle questioni, delle curiosità. Vediamo un po' nella chat, perché io con le chat non è che mi muovo molto bene. Allora, ci sono delle domande, magari aiutami anche tu, Michael, perché io poi sì. non è che non ci vedo neanche tanto bene. No, adesso sì, qualcuno sta scrivendo una domanda, adesso vediamo.
Certo, la potete anche fare di persona la domanda se volete, non vi preoccupate. Se qualcuno vuole avere poi della letteratura, degli articoli scientifici, ho lasciato il mio indirizzo mail, li posso fornire perché magari non tutti hanno l'accesso alle banche date, Sì, dei lavori, diciamo, più scientifici, ognuno più o meno ha le sue certo, no, no, fonti. anzi, molto utile aumentare lo scambio di materiale in questo periodo di pandemia e di necessaria, come dire, isolamento. È arrivata una domanda. Sull'origine, leggi un po'. Allora, sempre Valentina, inoltre dice, dati i commerci, quali studi consentono di capire che ad esempio un oggetto era effettivamente del luogo o della regione, nazione in cui è stata ritrovata, o se invece proveniente da altre località? Ovvero, si va anche a studiare la zona con cui si commerciava. Il ritrovamento è di Pilos. Ho scritto in modo sbagliato. Ok, sì, cioè l'origine vuol dire l'origine della pietra, cioè Sì. forse Emma Sì. come geologa. Sì, lì vengono di solito fatte delle indagini geologiche, insomma, come si fa con le pietre, con gli intonaci, si va a studiare quella che è la geologia della zona e si vanno a rinvenire gli affioramenti e poi si ipotizza una provenienza locale oppure una importazione. Ci sono tantissimi studi archeometrici sulla provenienza delle pietre, in primis sui marmi bianchi per ricostruirne, diciamo, tutta la circolazione. E ci sono delle tecniche più o meno avanzate che necessitano spesso, in questo caso, il prelievo del campione. Applicazione appunto di analisi chimiche, quindi elementi in traccia, rapporti isotopici, si va molto nel dettaglio analitico quando si devono fare degli studi di provenienza per quanto riguarda le pietre. Ecco. Purtroppo non ci sono tante tecniche non invasive se non l'XRF portatile per la determinazione delle provenienze delle pietre. Ecco. E Però poi per insomma, il caso. c'è modo di capire, insomma, in qualche modo di ragionare sulle provenienze di certe pietre, magari più preziose di altre, ecco. Certo, assolutamente, assolutamente, perché comunque una pietra è, diciamo, riflesso dell'area geologica in cui si forma, delle condizioni di formazione, sia essa una sedimentare, una metamorfica, ha, diciamo, delle informazioni geochimiche al suo interno, ad esempio, che ci possono aiutare a determinarne la provenienza, ecco. Sì, ci sono ampissimi settori di studio in tal senso, ecco. Qui nel caso specifico di Pilo, oltre all'agata, c'erano altre pietre utilizzate come strumenti e soprattutto mi ricordo l'oro, quindi insomma sono elementi su cui altrettante analisi riescono a fare chiarezza. Comunque insomma in queste fasi cronologiche sono da mettere scambi, doni, cioè proprio a livello Assolutamente. Sì, storico. anche certo. Quindi immagino che la realtà di Pilo sia stata ricostruita sotto molteplici forme e con un approccio multidisciplinare, perché solo con le analisi o solo con la storia non lo conosceremmo. E Poi poi, allora. un'altra, sì, ho visto, c'è un'altra domanda nella chat. Sì, io adesso per brevità non ne avevo parlato perché ci ricordano che gli ultimi interventi di restauro, dire, organizzato risalivano al 2009 quando è stato un momento molto fortunato perché abbiamo avuto un finanziamento importante. 2008-2009 abbiamo organizzato la missione, ha organizzato una scuola, vera e propria scuola di restauro. È stato veramente un momento, come dire, importante, formativo per tutti, però, come dire, non dico irripetibile perché voglio pensare in maniera, come dire, positiva, però questo tema, insomma, chiedono, no, se ci sono stati altri interventi di restauro così programmati, no, nel senso che dipende un po' dai soldi, dai finanziamenti, il problema è sempre quello, cioè le missioni che vengono dall'estero hanno un budget e noi abbiamo sempre dedichiamo una parte
diciamo restauro però per capirci, perché in realtà sono primi interventi. Il restauro vero e proprio è un'altra cosa. Quindi interventi così mirati ed estesi, no, per rispondere alla domanda. Ma con la codirettrice Belissa stiamo già immaginando probabilmente uno dei prossimi anni, se non proprio questo, di fare un'altra cosa di questo tipo, cioè limitare al massimo l'indagine archeologica e puntare tutto sulla conservazione e sul restauro. Perché penso che sia intanto un dovere morale, nel senso che noi non è che dobbiamo, come dire, scavare per forza, noi dobbiamo capire l'antico con tutti gli strumenti che abbiamo, quindi fare anche in modo che le missioni si occupino di questo, insomma, della sistemazione del sito, dei percorsi, della comunicazione dell'archeologia, penso che sia un dovere proprio etico. E quindi probabilmente lo rifaremo se non quest'anno, l'anno prossimo. Adesso sarà una decisione da prendere sulla base però dei finanziamenti. Ancora riguardo il mosaico della Necropoli, si sa se ci sarà un museo locale di Finic o è meglio fare il distacco ed esporre in un museo. Sì, queste decisioni però non le prenderò io. Cioè, nel senso, secondo me, la mia idea è quella di mantenere il rapporto col territorio e poi di come dire, però utilizzare la cassa di risonanza di Saranda, perché tutto il mondo adesso conosce Saranda e quindi a Saranda c'è, come dire, un bel giro di turisti. Però chiaramente non sono scelte che prenderanno gli italiani, sicuramente sono scelte politiche che spettano gli albanesi e noi seguiremo le indicazioni dei colleghi albanesi. Quindi, Belissa, non so se tu hai qualche novità. Sì, non lo so, delle scelte che forse non spettano neanche a noi, dipende molto dalla politica generale, quella partendo dal sindaco di Finic, insomma, partendo dal Finic stesso, se loro hanno l'interesse di avere questa, non lo so, questa parte monumentale della necropoli aperta. Con un tragitto chiaro di visita. Vedremo, vedremo. Esatto, perché se il sindaco vuole la necropoli in vista, però deve metterci la strada per arrivarci, l'illuminazione, la sicurezza, le Dell'infrastruttura, sì. infrastrutture. Non è che io ti sistemo la necropoli e poi rimane un buco nero, no, ci deve essere, no? Cioè, deve essere un progetto molto chiaro, perché altrimenti rimane lì. Poi, Quindi, Beppe, noi sappiamo quando piove a Finish cosa cosa succede? Sì. diventa la situazione, non è molto facile, però noi No. siamo lì, se avranno bisogno delle nostre esperienze, siamo lì, Però sempre a orientarli verso la strada giusta. esattamente, infatti come dicevamo con Belissa, fino alla pensione, casomai noi avessimo la pensione, lavoreremo su questo tema. Speriamo di farcela, Beppe, fino alla pensione. Michael ce la farà, quello è sicuro. Va bene, adesso abbiamo un po' scherzato, anche perché è giusto un attimo drammatizzare temi così importanti. Non so, chiedo ancora se c'è qualcuno che vuole intervenire oppure possiamo fermare la registrazione che rimarrà comunque a disposizione. Ecco, vedo Sonia. Sì, Beppe, in realtà non per una domanda, anzi, la discussione è stata molto animata e devo dire avete toccato degli argomenti non solo interessanti, ma particolarmente problematici, quindi è sempre, come dire, un arricchimento. Io in realtà volevo ringraziarvi, ringraziare tutti voi per gli interventi di questa mattina, per l'approccio così pratico ed operativo. Davvero complimenti, credo che sia stato estremamente utile per gli studenti, senz'altro, ma non solo per gli studenti. E quindi davvero l'ho apprezzato moltissimo. Quindi in realtà volevo soltanto manifestarvi il mio apprezzamento. Grazie ancora. Grazie, bene. E tanto, il nostro prossimo appuntamento sarà comunque lunedì prossimo, vero? Confermati, ecco, vedo Elena, anche Pasquale, eccomi, così Anche saluto. io ho seguito con tantissimo interesse, davvero molto utile.
perché questo taglio operativo poi alla fine è quello che serve sempre di più in circostanze che possono capitare anche ai non archeologi. Quindi, sì, sì, penso che un richiamo come dire, all'operatività pratica su queste cose, so che insomma, chi vive i cantieri si trova sempre a che fare con questa doppia figura, perché il restauratore ha una sua formazione, però lavora quasi di norma in laboratorio. Noi sono anni che cerchiamo questa figura intermedia, cioè di archeologo con cognizione di restauro o viceversa di restauratore che sa stare sullo scavo, perché spesso queste cose dello stacco che diceva Michael, non sempre la stratigrafia me lo permette, quindi ci sono delle volte in cui posso fare un buco, banalmente, altre volte no, quindi io devo sapere, devo valutare volta per volta. Quindi. Poi a volte le ceramiche le troviamo nei tetti. Sì, quindi perché servono per alleggerire le volte, cioè inutile dire. E poi mi ha fatto piacere anche conoscere Emma, un collega. Perché siamo nello stesso istituto. Sì, è utile come future collaborazioni. Quindi. Perfetto, sì. Grazie mille. Allora, grazie a tutti e chiedo a Michael di rispondere direttamente in chat perché c'è una domanda tecnica. Secondo me Michael è quello più adatto, poi anche perché vista l'ora... Sì, è una regola, faccio presto. Scrivilo bene in chat, Michael, e intanto io ringrazio tutti, ci vediamo lunedì prossimo e continuiamo in questo modo. E grazie e buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti, ti saluto. Ciao. Grazie mille.